Il grande patrimonio culturale costituito da oltre 150 chiese romaniche presente in Sardegna conta anche diverse basiliche, ex cattedrali, antichi monasteri, abbazie e un'infinità di chiese rurali che testimoniano la presenza di villaggi medievali che magari oggi non esistono più. Per la fruibilità di questi luoghi è importante costruire un percorso di valorizzazione che sia anche redditizio dal punto di vista economico, cioè inserendo parti che oltre a quello architettonico valorizzino il turismo culturale. Questo sia per allungare la stagione turistica anche alle stagioni intermedie, alla primavera e all'autunno, e anche per mettere in collegamento i centri costieri con quelli dell'interno della Sardegna. Purtroppo molte di queste chiese sono spesso chiuse, questo non consente ai visitatori e turisti di poterle visitare normalmente, ecco perché sono nate anche le giornate del Romanico d'Italia Romaniche, affinché almeno un giorno o due all'anno quelle chiese siano tutte visitabili anche internamente. Quest'anno, in questo percorso che è partito dalla Sardegna, è stato seguito anche dalla Sicilia e dalla Lombardia, quindi in queste tre regioni hanno costituito questo nuovo organismo che si chiama Italia Romanica, che adesso a dicembre metterà, diciamo, a consulto agli altri territori dell'Italia dove si è presente il Romanico perché il sistema si allarghi. Per migliorare quindi la fruizione delle chiese, cosa stiamo facendo? Stiamo collegando tramite un QR code la chiesa, lo spazio intorno alla chiesa a un link che porterà tutte le notizie su quella chiesa, dalle schede scientifiche ai filmati, alle foto anche a 360 gradi dell'interno, quindi visitabili ancorché chiuse dallo smartphone navigando in questo modo. I QR code saranno sistemati su dei chip in pietra che saranno allocati appunto nei dintorni, nelle vicinanze della chiesa, in modo che il visitatore che arriva, sempre con l'uso dello smartphone, inquadrando il QR code, può avere tutte le notizie anche in diverse lingue sulla chiesa. È un primo modo di annullare, ecco, la totale comunicazione su questi monumenti, seppur virtuale, comunque ogni accesso dal proprio smartphone sarà possibile su queste chiese. Quindi è un modello che stiamo sperimentando in Sardegna per la prima volta, che sicuramente potrà essere replicato anche nelle altre regioni d'Italia e d'Europa, e quindi parte ancora una volta la Sardegna, un nuovo sistema che utilizza le nuove tecnologie per fruizione dei beni culturali, in questo caso della rete del Romanico in Sardegna. La Fondazione Sardegna Isola del Romanico, ormai una grande realtà per la valorizzazione del patrimonio romanico in Sardegna. 88 comuni in rete, rappresenta un unicum in Italia e all'estero per questo tipo di valorizzazione. Siamo impegnati quindi a tutta una serie di attività. La prima si è appena conclusa qualche giorno fa, Italia Romanica, per 3 fine settimana di seguito. Oltre 70 chiese in Sardegna sono state aperte e presentate ai visitatori. Ma già siamo al lavoro per far partire, adesso è i primi di novembre, un'altra grossa opportunità, la divulgazione di questo grande patrimonio, che spesso avviene attraverso le guide turistiche o attraverso le gestioni, quindi le guide religiose che si occupano di far visitare i monumenti. Per questo partirà adesso ai primi di novembre un corso formativo di approfondimento sul Romanico. Saranno 14 lezioni online tenuti, insomma, da figure di primissimo piano del mondo accademico, e per cui i vari settori verranno tutti setacciati e portati a conoscenza degli utenti, in modo che anche la comunicazione su questo aspetto sia lineare, sia univoca e sia soprattutto efficace. Ancora stiamo mettendo su una
un'opportunità anche di livello economico, cioè vogliamo creare una rete anche degli operatori dell'ospitalità, quindi gli agriturismo, i ristoranti, i B&B, gli alberghi, affinché da lì, che sono i punti in cui vanno solitamente i turisti, possa partire, ecco, un invito alla visita dei monumenti. Quindi saranno messe in rete tutte questo sistema economico che ruota intorno al Romanico, e noi ci adopereremo anche per fornire tutto il materiale necessario, divulgativo, informativo, affinché i turisti che andranno poi in questi luoghi di ospitalità potranno, ecco, percorrere la Sardegna andando a visitare le chiese romaniche. Stiamo mettendo in stampa circa 140.000 opuscoli che andranno appunto ad alimentare questa rete dell'ospitalità, in modo che già dalla prossima primavera i primi turisti che arriveranno troveranno nelle sale, nella hall degli alberghi o nelle reception dei B&B e degli agriturismo il materiale che gli può suggerire una visita al Romanico che sta nei dintorni. Un altro progetto che porteremo avanti entro l'anno è quello di avere un archivio fotografico, filmato di tutte le chiese e con la possibilità di anche ricostruzione del monumento attraverso un programma 3D. Tutto questo andrà a finire nel nuovo sito che l'Università di Cagliari ci sta ultimando di allestire, quindi attraverso il sito chiesa per chiesa ci sono tutte le notizie di carattere scientifico, di carattere divulgativo e visivo che interessano quella chiesa. Quindi un modello, diciamo, di interazione col turista, col visitatore, che gli consenta di approfondire quel tema del romanico e scattare quella scintilla di curiosità che li porti a visitare il nostro patrimonio.